Scusate, per favore. Fantino, Belisario, Benassi, Caccamo, Carlone, Carrus, Cerquoni, Ciancio, Cofano, Coia, Giuliano, Gugliotta, Laddaga, Lancia, La Notte, Lelli, Lenci, Lozzi, Matronola, Poli, Stelitano, Tredicine, Tutino, Villa, Vitrotti. Allora, sono presenti la Presidente Fantino e più 18 consiglieri, assenti sono 6, quindi abbiamo il numero legale e possiamo aprire il Consiglio. E intanto nomino qua gli scrutatori della seduta, i consiglieri Cofano, Coia e Carrus. I suddetti consiglieri sono pregati di non allontanarsi, sono previa comunicazione alla Presidenza. Grazie. Allora, prima di aprire il Consiglio, scusate un attimo, prima di aprire il Consiglio volevo fare, oggi è il 27 gennaio, che è giornata della memoria. Noi avevamo deciso di fare il Consiglio sulla giornata della memoria in una scuola oggi, ma insomma, essendoci il bilancio, non è stato possibile, è stato rimandato a venerdì mattina 30 presso l'Istituto Russell dalle 9 alle 10.50. Io raccomando, su segnalazione della preside della scuola, la puntualità, soprattutto all'apertura del Consiglio, che poi i ragazzi alle 10.50 hanno problemi di orario, quindi dobbiamo chiudere il Consiglio, quindi si raccomanda la puntualità sia all'inizio che alla fine del Consiglio. Però credo che sia opportuno, prima di iniziare i nostri lavori, fare un minuto di riflessione su questo tragico evento di 70 anni fa. Quindi vi direi, consiglieri, fare un minuto di riflessione su questo. Grazie. Allora, rimettiamo i lavori. Prima di procedere con l'ordine del giorno, sospendo 5 minuti del Consiglio e riunisco i capigruppo. Allora, vediamoci un attimo sull'ordine dei lavori. Quindi vediamo un attimo con tutti i capigruppo, grazie. Riprendiamo il Consiglio. Allora, una comunicazione a tutti i consiglieri, diciamo, in questa riunione dei con tutti i capigruppo abbiamo concordato a maggioranza, a stragrande maggioranza, a larghissima maggioranza, di fare oggi pomeriggio, diciamo, una discussione, quindi presentazione, discussione e votazione delle 3 delibere propedeutiche al bilancio e
domani mattina affrontare la delibera 9 relativa al bilancio con gli emendamenti e gli ordini del giorno annessi che sono stati già presentati oppure che possono essere presentati nel corso della seduta di oggi. Va bene? Allora, possiamo procedere con, scusate, col primo punto all'ordine del giorno. Non so se la Presidente... Primo punto all'ordine del giorno, proposta di deliberazione per espressione parere sulla proposta 4/2015, modifica al regolamento sul contributo di soggiorno nella città di Roma Capitale. E l'assessore presenta questa proposta oppure il Presidente di Commissione? Consigliere Laddaca, prego. Grazie Presidente Villa, buonasera Presidente Fantino, assessori, colleghi consiglieri. Presidente uno. Scusate, prego allora, consigliere Laddaca. Abbiamo espresso parere nella Commissione Bilancio ed anche nella prima Commissione, che ha tra le deleghe anche quella al turismo, su questa proposta di modifica al regolamento sul contributo di soggiorno nella città di Roma Capitale, di cui avevamo già parlato recentemente, sempre come delibera propedeutica al bilancio approvato l'anno scorso. Non ci sono grosse modifiche rispetto al bilancio dell'anno scorso, ma ce ne sono un paio che secondo noi erano, insomma, riteniamo opportune ed utili. Intanto i cambiamenti che vengono proposti sono frutto di un tavolo tecnico che è stato istituito con i soggetti interessati ed anche le associazioni di categoria, che ha svolto la funzione di monitoraggio nei mesi passati per, appunto, analizzare e riscontrare quelli che erano i risultati dell'applicazione del regolamento, e che evidentemente ha riscontrato alcune questioni da modificare, ma ripeto, sono leggere modifiche. Diciamo, una cosa che salutiamo favorevolmente è che è espressamente indicato in questa nella nuova proposta di regolamento che il 10% del contributo di soggiorno e dell'eventuale extragettito di destinarlo a spese per arredo urbano, decoro e promozione turistica. E questa è una cosa che l'anno scorso, in sede di approvazione appunto del regolamento, avevamo tutti più o meno sollecitato, cioè che queste risorse andassero almeno in parte al decoro e a misure per favorire il turismo nella città di Roma, e questo è stato recepito. Per quanto riguarda invece le tariffe, che sono poi ovviamente il cuore del regolamento, ci sono ovviamente delle esenzioni previste per i bambini, quindi fino al decimo anno di età, e questo ci sembra una cosa buona, insomma, che va ovviamente a tutela delle famiglie, quindi laddove c'è una famiglia che si sposta e viene a soggiornare a Roma, che il contributo non sia pagato dai bambini, insomma, questo ci sembra un intervento appunto in favore delle famiglie, che salutiamo favorevolmente. Tra le altre esenzioni sono poi quelli che sono ospiti degli ostelli della gioventù e i malati e coloro che assistono degenti ricoverati. Anche questo ci sembra una cosa, insomma, molto saggia e molto utile, considerando quante persone vengono a Roma a curarsi nei vari
plessi ospedalieri che abbiamo, soprattutto da regioni insomma, che ne sono meno fornite, e quindi ci sembra una cosa che ovviamente era insomma, quasi un atto dovuto, ma è bene che sia esplicitato. Per quanto riguarda invece le tariffe vere e proprie, rispetto all'anno scorso c'è una modifica per una classe di alberghi, è quello a 5 stelle, quelle degli hotel a 5 stelle, quindi diciamo, gli hotel extra lusso, che vengono leggermente aumentati rispetto a quello che era l'anno scorso, e si introduce invece una, come dire, una variante progressiva per cui dopo la terza notte tutte le tariffe sono ridotte di un euro, quindi insomma percentualmente, soprattutto su quelli di categoria inferiore, la diminuzione è sostanziale, e poi si introduce un limite massimo di pernottamenti per cui si paga la tassa di soggiorno, il contributo di soggiorno, e anche questo insomma ci sembra una cosa sensata che non sia all'infinito, quindi anche se sappiamo che la media dei soggiorni è inferiore a questo limite, però laddove ci dovessero essere casi di persone che decidono di godere della nostra città, e insomma possiamo dire che ne hanno ben donde di farlo oltre i 10 giorni, dopo la decima notte non sono più tenuti al pagamento del contributo. Nelle commissioni abbiamo poi creduto e votato di recepire e accogliere una leggera modifica proposta dalla giunta, dalla nostra giunta municipale, per come dire, sanare un po' un piccolo difetto che c'era nella proposta di regolamento, che come dire, faceva pagare a chi soggiornava nei bed and breakfast e nelle case appartamenti per vacanze leggermente di più rispetto a categorie alberghiere che invece anche per quanto riguarda, anche a livello di normativa nazionale sono equiparate, quindi a livello giuridico, a livello normativo sono equiparato, quindi si suggerisce all'Assemblea Capitolina di recepire questa modifica e di fare in modo che sia 3 euro per tutte queste classi di strutture ricettive. Io auspico insomma che questa proposta di regolamento incontri il favore di quest'Aula, di questo Consiglio, appunto visto che fondamentalmente quello già approvato ed in uso l'anno scorso, e sappiamo che insomma ha portato i benefici. Qualcuno paventava che l'introduzione di questo regolamento avrebbe portato ad un freno al turismo nella nostra città, mentre tutti i dati, insomma anche quelli non di parte politica ma delle associazioni di categoria, dimostrano che invece anche l'anno scorso, quindi anche con l'applicazione del regolamento, il flusso di turisti a Roma è aumentato, insomma, quindi speriamo che continui ad aumentare e che le risorse possano andare anche per, come ho detto prima, per provvedimenti tesi a migliorare il decoro e la fruizione turistica della nostra città. Grazie. Grazie a lei, consigliere Rantaca. Allora, apriamo la discussione. Faccio presente che su questo... Allora, apriamo la discussione. Chi pensa di poter intervenire? La proposta numero 1 sulla tassa di soggiorno. Uno in ordine. Allora, consigliera Carus, prego. Presidente... Fantino, assessori e colleghi consiglieri, io intervengo brevemente perché già è stato ben spiegato dal Presidente della Commissione Bilancio la proposta della delibera, per sottolineare l'importanza di questo passaggio anche nei termini dello sviluppo turistico, perché la tassa di soggiorno, che in realtà nasce agli inizi del Novecento soprattutto per dare sviluppo a quello che era il turismo termale, viene poi abolita intorno agli anni 90 sotto i mondiali perché si pensava potesse creare delle problematiche a livello turistico. È stata poi reinserita nel 2011 proprio affinché i comuni potessero utilizzare una percentuale dell'entrata dell'imposta soprattutto per quello che riguardava il decoro urbano e per quello che riguardava la manutenzione sia dei monumenti che del patrimonio in generale. Il problema della tassa di soggiorno, su cui si dibatte da tempo, è anche dovuto al fatto che c'è una disomogeneità da un punto di vista nazionale. Il decreto legislativo ha lasciato libertà e autonomia ai comuni, questo fa sì che sui 600 e passa comuni di tutta Italia ci sia una normativa comunale completamente autonoma. Se alcuni comuni utilizzano l'aumento o la diminuzione a seconda delle notti, a seconda delle stelle, a seconda della struttura ricettiva.
quindi Roma fu ed è la prima ad aver utilizzato l'imposta di soggiorno come elemento di valorizzazione anche da un punto di vista della città, quindi semplicemente per sottolineare che gli introiti che vengono anche dall'imposta appena detto servono, abbiamo delle cifre diciamo che riguardano soprattutto la manutenzione dei musei che arriva intorno al 15%, l'organizzazione degli eventi e il decoro urbano, il rifacimento ad esempio dei sistemi anche informatici riguardante la manutenzione del turismo, e che c'è un osservatorio dal 2011 che in base ai singoli regolamenti dei comuni va a vedere quanto questa imposta possa poi essere utilizzata e quanto sia importante per quello che è lo sviluppo locale ed il turismo. Quindi penso insomma che la delibera va in un senso positivo, anche perché Roma è l'unica che può che ha diciamo una regolamentazione particolare anche a livello nazionale, perché è l'unico comune che può arrivare fino a 10 euro sugli alberghi a 5 stelle, quando per gli altri c'era un limite diciamo di 5 euro. Grazie. Grazie a lei, consigliera Carus. Consigliera Cercone, prego. Buongiorno Presidente, buongiorno a tutti. Io intervengo perché questa volta in parte è stato fatto quello che era stato anche richiesto da Fratelli d'Italia, cioè destinare una parte dei fondi, noi avevamo chiesto probabilmente tutti, ma per il momento credo sia già sufficiente, ad interventi che effettivamente poi abbiano un'utilità per il territorio, e l'articolo 12 in questo caso lo prevede, e quindi ciò non può che renderci contenti di quanto in parte è stato fatto, anche se riteniamo ovviamente di dover destinare forse un po' più del 10%, ma visto che in questo caso, ed esclusivamente in questo caso, la strada ci sembra quella giusta, in questa situazione io sento di dover votare a favore di quest'atto. Grazie. Grazie a lei, quindi ci ha fatto la dichiarazione di voto. Allora, altri interventi? Ci sono altri interventi? Se non ci sono, passiamo alla dichiarazione. Alla dichiarazione di voto, eh? Allora, passiamo alla dichiarazione di voto. Ci sono le dichiarazioni di voto? Consigliere Coglia, prego. 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle si astiene dalla votazione relativa a questa delibera in quanto è contrario al sistema esagerato di tasse che, come vedremo domani, ha vessato tutte le persone che beneficiano di Roma con la precedente delibera, non questa del 2014, questo è solo un ritocchino, a fronte di nessun risultato, anzi, come vedremo i conti del Comune di Roma sono peggiorati, si spende di più, e a fronte di tantissimi milioni trasferiti da Stato e Regioni. È tristissima questa situazione. Comunque ne parleremo nel dettaglio domani, su questa cosa ci asteniamo dalla votazione. Altra dichiarazione di voto? Consigliere Raddaca di Specifica Marino, prego. Sì, ovviamente insomma, il nostro voto per tutto quanto espresso precedentemente non può che essere favorevole, e mi permetto solo di sottolineare che indubbiamente, e immagino che lo vedremo meglio domani, è innegabile che ci siano e permangano a Roma criticità e problemi da un punto di vista economico-finanziario, però credo anche che sarebbe, insomma, è giusto ed onesto anche riconoscere i passi in avanti, riconoscere alcuni risultati che si raggiungono, e il fatto che nel 2014 il turismo a Roma sia sensibilmente aumentato è un fatto, non è né un'opinione né un dato di maggioranza municipale o capitolina, ripeto, è un fatto sottolineato sia dall'Istat che da Confesercenti, insomma, quindi e questo è una cosa che evidentemente si sta lavorando per favorire il turismo a Roma, per incentivare il turismo a Roma ed anche per dare ai turisti che vengono a Roma un'offerta migliore mano a mano che passa il tempo, insomma, quindi il fatto che l'applicazione di questo nuovo regolamento comporti anche esplicitamente in delibera che una parte dei proventi vadano per il decoro, per il miglioramento del decoro della città
e quindi ovviamente in senso turistico è una miglioria della nostra città, e per promozione turistica, quindi per favorire iniziative che vadano ad incentivare il turismo, è un dato che va sottolineato e che secondo noi è estremamente positivo. Quindi voteremo favorevolmente e convintamente a questa proposta. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Ci sono altre dichiarazioni di voto? No. Passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole? Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Coglia. Sì, l'ha detto anche prima. Sì, siccome le mani stanno a metà. Sì. Allora, 19 voti a favore e 2 astensioni, quindi l'atto è approvato. Espressione parere sulla proposta numero 5. L'oggetto è regolamento in materia di occupazione suolo pubblico e del canone OSP e COSAP. Assessore De Simoni, prego. Un attimo, assessore. Su questa proposta è stato presentato un ordine del giorno a firma dei consiglieri Lancia, Caccamo, Carrus, Benassi, Matrona, Treticino, Cercuoni. Quindi dopo la discussione generale affronteremo questo argomento. La proposta di deliberazione numero 5 apporta delle modifiche sul regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico e del canone COSAP, recependo in alcuni casi ovviamente anche delle indicazioni che sono venute dai municipi, devo dire ripetutamente, e da tutti coloro i quali si occupano di verifica e controllo delle attività di commercio che si svolgono su area pubblica. In particolare le più importanti e significative riguardano l'obbligo per i concessionari di area pubblica di segnalare l'area utilizzata per svolgere l'attività di commercio su area pubblica, per cui la segnaletica orizzontale, quindi la perimetrazione dell'area sulla quale si svolge l'attività su area pubblica, cosa della quale abbiamo avuto modo di parlare più volte e che ovviamente agevolerà l'attività di controllo delle autorità preposte. Altra rilevante novità riguarda la predisposizione di un catalogo di riferimento al quale dovranno attenersi tutti gli operatori che intendono esercitare attività commerciale su area pubblica per la scelta degli elementi di decoro e di arredo urbano. Questo va ovviamente nella direzione di dare una maggiore omogeneità agli interventi che vediamo spesso realizzati su area pubblica e che spesso lasciano un po' a desiderare in termini di omogeneità stilistica, estetica, e quindi questo anche è una cosa che è da accogliere sicuramente con favore. Altra importante novità riguarda la modifica del criterio con il quale si valuta il valore dell'area pubblica data in concessione. Rispetto al sistema attuale che prevede la divisione della città di Roma in 4 zone più una speciale, con questo nuovo regolamento dell'occupazione suolo pubblico e del canone COSAP viene istituito un indice stradale che individuerà il valore non più per zone ma per ogni singola strada. Per ogni singola strada
facendo riferimento ai valori OMI, quelli dell'osservatorio del mercato immobiliare, che verranno mixati con altri valori che faranno riferimento alla appetibilità commerciale di ciascuna singola strada. Questo darà luogo a dei valori diversificati strada per strada all'interno della città e determinerà ovviamente un costo dell'area pubblica richiesta dagli operatori commerciali che sarà più vicino al reale valore commerciale dell'area utilizzata, e quindi questo anche è, devo dire, da salutare con assoluto favore. Unitamente a questo viene abolita la cosiddetta tassa sull'ombra, che era quella tassa che si pagava sulle coperture, sulle cappottine che venivano messe davanti agli esercizi commerciali. Queste sono le cose sostanzialmente che vengono apportate, e devo dire che questo è un tema importante, perché alcune di queste cose che si realizzano con la modifica di questo regolamento sono cose che erano state annunciate più volte negli anni passati, e quindi questo trova finalmente un punto di sintesi, di realizzazione in questa proposta di deliberazione numero 5, e quindi questo ovviamente viene valutato con favore. Nell'analizzare questa proposta di deliberazione, la giunta municipale ha proposto un emendamento, peraltro accolto dalla commissione, per fare in modo che la modifica che riguarda l'obbligo della segnaletica orizzontale da realizzare sulle aree concesse, che si inserisca l'obbligo che questo venga realizzata entro 12 mesi dall'approvazione della delibera nell'assemblea di Roma Capitale. Questo per evitare che una volta stabilito un obbligo poi ci sia una mancanza di un termine preciso e quindi si finisca alle calende greche per la realizzazione. Grazie. Grazie assessore, apriamo la discussione, ci sono interventi. Consigliera Caccamo, prego. Buonasera Presidente del Consiglio, Presidente del Municipio, assessori, consiglieri tutti. Il mio intervento solo per puntualizzare alcune cose, perché la spiegazione dell'assessore è stata molto esauriente. Volevo evidenziare che questa novità della delimitazione delle aree che si riferiscono all'occupazione di suolo pubblico attraverso l'apposizione di queste borchie è stata più volte richiesta anche dal nostro municipio nei vari incontri che si sono svolti presso la commissione consigliare capitolina sia presso l'assessorato capitolino. Insieme a questa più volte abbiamo anche segnalato come all'esterno dei laboratori artigianali, quelli che producono cornetti, gelati e pizza al taglio, spesso e volentieri notavamo la sistemazione di panchine per consentire ai clienti di fruire comodamente del prodotto. E quindi noi avevamo segnalato l'opportunità, dato che esisteva questa richiesta da parte dei clienti, questa necessità, di far pagare un canone di occupazione pubblica, e quindi per consentire anche al Comune di avere un'entrata. Poi volevo anche sottolineare, far rilevare l'importanza del lavoro che è stato svolto dal gruppo appunto di lavoro costituito presso l'assessorato capitolino, un gruppo di lavoro che è stato costituito, è stato formato da diversi dipartimenti del Comune di Roma, che ha fatto un lavoro minuzioso per rivedere tutto quello che era il regolamento dell'OSP e del COSAP, regolamento che ha subito nei vari anni diverse modifiche, ma che soltanto in questa occasione, con quest'ultima delibera, ha ottenuto una rimodulazione fondamentale, perché se nei precedenti regolamenti il territorio di Roma era diviso in quattro zone e
in più una speciale, ora si rivede completamente tutta la organizzazione del territorio. Ogni strada è stata rivalutata in base ai principi, in base ai fattori che l'assessore ha prima esposto, razionalizzando così quello che può essere il costo dell'occupazione suolo pubblico nelle varie strade di Roma, perché sappiamo che a Roma abbiamo delle strade consolari, strade a grande viabilità, dove l'appetibilità commerciale, immobiliare è sicuramente più alta che non nelle strade limitrofe, per cui si è ritenuto giusto, opportuno far pagare un'occupazione suolo diversa, un importo, un costo di occupazione suolo diverso in base alla diversa appetibilità appunto commerciale immobiliare di queste strade, tenendo in considerazione anche che molte strade del Comune di Roma sono anche strade importanti dal punto di vista archeologico, storico, culturale, per cui anche lì chiaramente il costo dell'occupazione di suolo pubblico deve avere una sua un'importanza diversa. Importante anche sottolineare la creazione di questo catalogo dell'arredo, che è stato concordato, questo catalogo è stato studiato e concordato con il contributo anche del Ministero dei Beni Culturali, della Sovrintendenza Capitolina e del Dipartimento Programmazione Urbanistica, quindi anche qui è stato fatto un lavoro molto minuzioso che ha lo scopo di rendere uniforme quello che è l'arredo urbano in tutte le zone di Roma. Inoltre è stato fatto un lavoro particolare anche per il calcolo delle tariffe, è stato creato addirittura un programma informatico a cura del Dipartimento Innovazione Tecnologica che consentirà agli uffici un calcolo agevolato di quello che sarà il costo del canone COSAP. Quindi credo di aver detto tutto, vorrei aggiungere che in sede di commissione sono state presentate delle osservazioni, oltre quella già presentata dall'assessore che ci è giunta dalla giunta, scusate il gioco di parole, ci è arrivata dalla giunta municipale che riguarda appunto lo stabilire un tempo entro il quale si devono, gli operatori devono porre queste borchie che dovranno delimitare l'occupazione di suolo entro 12 mesi, il che ci pare giusto dare un tempo per evitare che poi si perda negli anni questa importante iniziativa. Sono state presentate altre osservazioni che ci sono giunte direttamente dall'assessorato, dalla giunta capitolina. Alcune, per esempio, le più importanti sono diverse, le più importanti sono quella per esempio che abbatte il canone di occupazione suolo pubblico, aumenta la soglia di abbattimento dal 50 all'80% per quanto riguarda l'occupazione suolo temporanea per l'eliminazione di scritte vandaliche sui muri e sugli edifici. Un'altra osservazione importante che è emersa nella Commissione Commercio del nostro municipio è quella che riguarda l'utilizzo della PEC, la posta elettronica certificata. Infatti tra i requisiti per la presentazione della domanda si evidenziava la novità che tra le altre cose bisognasse indicare anche l'indirizzo di posta elettronica certificata, però ci è sembrato giusto evidenziare come questa indirizzo, ma soprattutto la casella di posta elettronica certificata, debba essere mantenuta attiva per tutta la durata della concessione autorizzazione. Questa cosa ci è stata evidenziata dagli uffici che lamentano appunto l'impossibilità a volte di far pervenire agli operatori le comunicazioni degli uffici, proprio perché queste caselle dopo un certo periodo di tempo decadono e quindi non sono più attive, e quindi risulta difficoltoso per gli uffici per far pervenire agli operatori le comunicazioni, ma anche le sanzioni che eventualmente dovessero essere comminate. Io direi di fermarmi qui, vi ringrazio dell'attenzione. Grazie a lei, consigliera Caccamo. Chi altro pensa di intervenire?
Consigliere Coglia, prego. E la delibera relativa all'OSPE COSAP è stata rivisitata ed è vero, ci sono degli elementi positivi nel merito. In particolare, se dovesse essere confermati l'indicazione degli uffici che verranno distribuiti i costi in base a un indice stradale che dovrebbe rispecchiare la redditività di una determinata zona, allora diciamo avremmo usato il criterio corretto per poter determinare questo canone. Ce ne sono altre che noi giudichiamo negative, ma lo sono solo in parte, nel senso sicuramente il poter mettere due panchine per i laboratori artigianali di fronte all'attività è una cosa positiva per i commercianti, è una promozione. Poi bisogna vedere per la collettività cosa significa poter mettere queste panchine in zone già ad alta densità di popolazione e libero transito, dove ad esempio come la via Tuscolana e la via Appia insistono già moltissime rotazioni e che aumenteranno il degrado della zona, perché sicuramente se ogni 10 metri abbiamo due panchine, poi dopo 10 metri c'è una rotazione, dopo 5 metri c'è un'altra rotazione e poi magari ci sono anche i tavolini delle librerie, perché questo prevede anche la COSAP. E allora secondo me c'è un pericolo insito in questa cosa, che è legittima comunque perché favorisce l'attività commerciale. Ci devono essere forse delle eccezioni per poter evitare queste difficoltà in particolari ambiti. Magari potrà essere rivisitata in seguito per evitare queste problematiche. A nostro avviso poi sarebbe potuta essere integrata un'altra modifica, un emendamento per particolari categorie che in questo momento sono di disagio, come abbiamo presentato in commissione un emendamento per le edicole, che seppur non pagano un'elevata tassa COSAP, comunque sono vessate anche da altre tasse, come ad esempio la Tari, perché le edicole, lo sappiamo tutti, sono stati servizi televisivi, articoli di giornale, grazie al calo di vendite o a causa del calo di vendita dei quotidiani drastico, perché ormai l'editoria è tutta su internet, stanno rischiando di chiudere tutte praticamente. Io personalmente conosco tre edicolanti che mi hanno supplicato insomma di intervenire. Io questo era l'unico intervento che potevo portare avanti. Secondo me dovremmo avere un contatto maggiore con il commercio, perché quello che vediamo ogni giorno sulle strade, anche appetibili, sono negozi che chiudono, negozi e attività che chiudono continuamente, e quelli che non chiudono sono veramente in condizioni estreme. Quindi secondo me valutiamo bene, teniamo sotto controllo le realtà del territorio, perché si potrebbe dover intervenire. Per questo motivo ci asterremo dalla votazione, riteniamo positivo un passo avanti ma non sufficiente a risolvere la situazione. Grazie consigliere Coglia, altri interventi? Consigliere Lardaca, prego. Grazie Presidente, soltanto per rendere conto anche di un passaggio che è stato fatto anche su questa proposta nella sesta commissione, ovviamente insomma essendo anche questa una delibera propedeutica al bilancio, quindi ne abbiamo parlato, tra l'altro l'abbiamo fatto dopo il passaggio in Commissione Commercio, quindi con tutti gli elementi già ampiamente illustrati ed esplicitati sia dall'assessore che dalla collega Caccamo. Per quanto mi riguarda, diciamo, in Commissione è stato dato un parere favorevole, anche qui recependo l'indicazione della Giunta che ci sembrava quanto mai opportuna, perché non indicare un limite di tempo gli operatori che devono adeguarsi, perché ovviamente chi farà domanda adesso quando entrerà il nuovo regolamento dovrà ovviamente mettersi subito nelle condizioni di rispettare tutti gli obblighi insomma che il regolamento impone. Chi invece deve adeguarsi ovviamente era indicato implicitamente che lo avrebbe fatto al momento del rinnovo, però sapendo che spesso le licenze e le concessioni possono arrivare a 3 anni, significava che chi magari aveva chiesto
aver ottenuto la concessione 2 mesi fa, insomma, sarebbe stato quasi 3 anni, considerando poi magari un tempo dato per mettersi in regola, senza adeguarsi, e questo ovviamente era una cosa, insomma, che poteva creare disparità di trattamento. Invece mettere un limite di tempo che è comunque ragionevole, perché parliamo di 12 mesi, quindi insomma si ha tutto il tempo per adeguarsi. E alcune cose che anche in commissione abbiamo sottolineato come molto favorevoli ed importanti, intanto il fatto che finalmente ci sarà un'indicazione immediata e ben visibile del limite di occupazione per gli esercenti. Questo, per quanto mi riguarda, è una cosa che veniva sollecitata da più parti ed anche da molti cittadini. Sappiamo che insomma, nella nostra zona abbiamo alcune vie, in particolare l'Appia, la Tuscolana, molto insomma, con una grossa percentuale di attività commerciali, anche attività interessate dalla COSAP, quindi sui marciapiedi, su alcune vie limitrofe, e io personalmente, ma insomma da quello che si è detto nelle commissioni, penso di poter parlare a nome di tutti, riceviamo in continuazione delle lamentele da parte di cittadini che dicono: ma è possibile che tutto il marciapiede è occupato? È possibile che quel banco, quel rivenditore, quello spazio esterno al bar, al ristorante, alla pizzeria occupa tutto quello spazio? Ma c'è modo di verificare se si sono allargati, se è stato preso più spazio di quello concesso? Ecco, questo posizionamento di 4 borchi ai limiti, agli angoli, insomma, dello spazio concesso, secondo me è un modo che permetterà innanzitutto a tutti di potersi rendere conto se l'esercente è, come dire, rispetta le regole di quanto richiesto e di quanto concesso, e anche ovviamente velocizzerà e faciliterà i controlli anche da parte dell'amministrazione, quindi dagli uffici e dalla polizia locale, che insomma, senza dover prendere misure, dover stare lì a misurare se l'occupazione corrisponde alla concessione, è facilissimo. Insomma, se lo spazio occupato va oltre le borchie, insomma, questo si vede subito. Un'altra questione, a mio modo di vedere, molto importante, è l'introduzione del coefficiente stradale, con un lavoro, insomma, lo sappiamo perché ci sono stati problemi di invio di questa proposta di delibera a tutti i consiglieri, perché erano più di 300 pagine, ma praticamente quasi la totalità delle pagine della delibera è l'elenco strada per strada di tutto il territorio comunale con il coefficiente delle vie. Ecco, questo lavoro, che è facile pensare che abbia richiesto molto tempo agli uffici, però insomma crediamo vada in una direzione molto importante, perché prima la città era divisa in 4 settori, appunto territoriali, centro storico, città consolidata e così via, però insomma è evidente che come dire, assegnare lo stesso valore, lo stesso coefficiente alla via Tuscolana e a via Flavio Stilicone o a via Quintilio Varo, che sono le parallele, semplicemente perché ricadono nello stesso settore, insomma era un qualcosa che andava sistemato e sanato, perché è evidente che l'appetibilità commerciale e il flusso di potenziali clienti che passano sulla Tuscolana e sulle vie limitrofe è ben diverso, ancorché si trovino insomma molto vicine. Quindi il fatto che invece ogni via sia stata individuata e le sia stato assegnato un coefficiente preciso ci sembra un lavoro ottimo che è stato fatto in questo senso dal Dipartimento. Un'altra piccola cosa in merito alle modifiche che sono state proposte e che abbiamo votato in commissione, io personalmente insomma, le condivido, le ho votate tutte, ma personalmente ritengo di grande ragionevolezza e come dire, un qualcosa che può stimolare ulteriormente delle dinamiche che si stanno innescando un po' in tutta la città, quella di abbattere la tassa, abbattere il contributo per la COSAP per i condomini che si apprestano a ripulire le facciate da scritte vandaliche o da altre come dire, affissioni abusive e cose del genere. Visto che questa è una tendenza che si va sviluppando a Roma, cioè un'attenzione maggiore al decoro da parte di privati cittadini, credo che conosciamo tutti i gruppi retake, insomma, che a Roma stanno aumentando di giorno in giorno, proprio perché fanno leva su una sensazione, un sentimento ormai di
come dire, di pazienza finita da parte dei cittadini in merito a questi fenomeni, e quindi si innescano dei movimenti volontari per ripulire la città, e quando è un condominio che chiede di farlo e quindi di mettere dei ponteggi per ripulire la propria facciata e quindi in qualche modo per ridare decoro a tutta la città, qualcosa di cui usufruiscono tutti, che l'occupazione della COSAP sia abbattuta dell'80% mi sembra una cosa molto utile e buona, ed anche questo era un provvedimento richiesto da più parti. Quindi insomma, in commissione abbiamo votato favorevolmente alla proposta di delibera e alla modifica suggerita dalla Giunta di inserire questo limite dei 12 mesi, e ancora una volta mi auguro insomma, che anche qui in aula avvenga lo stesso passaggio positivo. Grazie. Grazie a lei. Altri interventi? Consigliera Lancia, prego. Sì, io volevo far notare che questa delibera finalmente, oltre a riorganizzare un sistema abbastanza medievale, elimina anche la famigerata tassa sull'ombra. L'assessore Leonori ha raccolto le indicazioni che le sono venute dai commercianti, sia quando ha avuto l'incontro qui in municipio, sia quando è venuta nella zona di Piazza Zama e San Giovanni, è sempre a parlare con i commercianti, ed ha tolto una tassa che veramente non si poteva sentire, quindi volevo esprimere il mio apprezzamento per il lavoro fatto dall'assessore. Grazie. Grazie a lei. Altri interventi? Consigliera Carus, prego. Sì, Presidente, colleghi consiglieri, no, semplicemente rilacciandomi agli interventi precedenti, penso che si è già detto abbastanza sulla positività della delibera oggi in discussione. Accolgo diciamo, alcune osservazioni che faceva anche il consigliere Coia, che sicuramente il lavoro non basta, ma credo che alcune specifiche vadano poi fatte anche nei piani di massima occupabilità, che sono importantissimi per i territori, in modo tale da poter creare quella che ha un'omogeneità anche all'interno di tutti i municipi, e quindi fare da supporto e da leva per migliorare quello che è anche la parte diciamo così di decoro che riguarda le occupazioni di suolo pubblico, soprattutto per le attività commerciali. Grazie. Grazie a lei. Altri interventi? Se non ci sono, passiamo alla dichiarazione di voto. Allora, prima di passare alla dichiarazione di voto, come avevo annunciato, è stato presentato su questa proposta di delibera un ordine del giorno, firma dei consiglieri Lancia, Caccamo, Carrus, Benassi, Matrona, Tredicina, Cercuni. Illustriamo, il regolamento prevede che non c'è dibattito su un ordine del giorno, c'è presentazione e dichiarazione di voto. Quindi chi è che lo presenta? Consigliera Lancia, prego. Sì, quest'ordine del giorno è legato all'aumento del lavoro per i dipendenti del municipio riguardo alla OSP e la COSAP per i controlli, per i calcoli, per le differenziazioni dei coefficienti strada per strada, e chiede al sindaco e alla giunta capitolina di mettere a disposizione dei municipi altro personale, ma chiede specificamente delle figure tecniche qualificate per questo tipo di lavoro. Grazie. Allora, passiamo alla dichiarazione di voto su questo ordine del giorno. Uno per ogni gruppo. Chi vuole fare dichiarazione di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto, quindi passiamo alla votazione. Chi è favorevole a questo ordine del giorno? La controprova, chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Consigliere Coia. Allora, 20 voti a favore e l'astensione del consigliere Coia.
quindi l'atto è approvato. Passiamo al terzo punto dell'ordine del giorno. Scusate. Allora, dichiarazione di voto sulla proposta di delibera. Ci sono dichiarazioni di voto? No. Consigliere Daddaca, prego. Sì, credo sia assolutamente implicito da quanto detto prima, però insomma ci tenevo a ribadire che siamo molto favorevoli a questo regolamento che va in una direzione di, come diceva anche la collega Lancia, di superare uno strumento che era ormai inadeguato per molti motivi, l'abbiamo sottolineato anche prima, ma che una cosa che forse non è stato ricordato abbastanza, dando anche tutto un elenco per tutti i supporti possibili da mettere all'esterno, quindi dalle fioriere agli ombrelloni, le sedie, i tavolini, contribuisce anche ad aumentare il decoro della città, andando, insomma, favorendo anche un'estetica ed un'uniformità di tutti gli arredi esterni alle attività commerciali, che ovviamente, insomma, aumentano, ripeto, il decoro e l'estetica della nostra città, dove ovviamente ben applicati, perché spesso poi quando parliamo di regolamenti facciamo sempre riferimento a abusi o a chi contravviene ai regolamenti, ma di quelli ovviamente non possono essere previsti nelle delibere. Quindi voteremo favorevolmente a questa proposta per OSP e COSAP. Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Posso dare la porta a cerchio la porta a buco? Allora, chi si astiene? Voti a favore, 14 voti a favore, 3 contrari, l'astensione dei consiglieri Lanotte, Cerquoni, Giuliano e Coia. Quindi l'atto è approvato. Numero 7, riguardante il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, la Tari. Chi rappresenta? Consigliere Daddaca, prego. Grazie Presidente. Molto velocemente, per illustrare una proposta di modifica al regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti Tari che abbiamo approvato in commissione sesta ed anche in commissione prima, che queste modifiche al regolamento si sono rese necessarie per un adeguamento normativo, in quanto con un decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 7 novembre 2014 è stato approvato un nuovo modello per la dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISE e pertanto dal 1 gennaio 2015 non sono più applicabili i modificatori che alcuni comuni avevano introdotto, in particolare insomma a Roma era il cosiddetto quoziente Roma, quindi un indicatore che andava a incidere e ad aumentare il tetto dell'esenzione ISE nella nostra città, introducendo anche dei livelli progressivi a secondo dei figli e così via. Poiché appunto per normativa nazionale questo non è più possibile, c'è stato bisogno di adeguare
anche il regolamento della tassa sui rifiuti tari, che invece prevedeva queste modifiche appunto introdotte dal quoziente Roma. Per il resto abbiamo visto non ci sono variazioni rispetto al vecchio regolamento. La Giunta, con una proposta di modifica che la Commissione ha accolto e recepito, ha proposto però un innalzamento del tetto del limite del valore, diciamo, ISE, che nella delibera è indicato come 6.500 euro e che è sembrato sia alla Giunta che alla Commissione come, insomma, un po' troppo ristretto rispetto poi ai bisogni di alcune famiglie che, insomma, sono in difficoltà economica dato il periodo, insomma, la congiuntura economica che tutti conosciamo. Insomma, è sembrato, ripeto, alla Giunta e anche alla Commissione che un valore ISE di 6.500 euro per l'esenzione fosse un po' troppo basso. Quindi è stato proposto come appunto di apportare la modifica, di aumentarlo fino al doppio del valore. In Commissione la delibera non ha incontrato particolari problemi, così come anche nella Commissione prima, è stata votata, ripeto, con questa proposta di modifica. Grazie consigliere Lattaca, apriamo la discussione. Chi vuole intervenire? Sono consigliere Coia. È strano, nessuno vuole intervenire sulla Tari. No, mi sembrava un'altra delibera perché nessuno interviene sulla Tari. Complimenti, perché evidentemente siamo assuefatti ormai alla situazione imperante. Il regolamento della Tari riguarda la Tari, insomma, cioè quella che abbiamo votato. No, consigliere Madrona, prenda le sue decisioni, delle quali è responsabile, io prendo le mie. Scusate, per favore. E che è conosciuto poi per le sue decisioni. Il discorso è. Abbiamo presente il problema Tari, la Tari è la tassa sui rifiuti, quelli che ci troviamo per strada invece che nei cassonetti, quelli che non vengono raccolti. Continuiamo a fare delibere con tasse, ritasse, poi magari i poco abbienti, insomma, non li tassiamo, li esentiamo. Bene, questa è l'unica cosa buona di tutta questa delibera, forse l'emendamento della Giunta. Complimenti, io capisco che il Comune ha bisogno di soldi per darli a chi non ne ha bisogno, perché questo vedremo domani, però è vergognoso. Noi dovremmo fare un regolamento Tari che esenta tutti dal pagare la Tari, quando i servizi funzionano, perché le tasse servono per i servizi, non servono a coloro che dei servizi non hanno bisogno perché hanno l'acchè ed altre persone in giro. Quindi non ci asterremo da questa delibera, siamo contrari a questa delibera, come saremo contrari domani al bilancio. È una vergogna di cui tutti si devono rendere conto, anche i consiglieri, oltre ai cittadini. Grazie. Grazie a lei, consigliere Coia. Altri interventi? Consigliere Tutino, prego. Grazie Presidente, Presidente, Assessori. C'è una perplessità che va rilevata su questa delibera che abbiamo scelto di votare come lista civica. In particolare, per quanto mi riguarda, ho sollevato una perplessità che già a suo tempo avevo rilevato nel cambiamento di regolamento, ovvero vengono tolte le esenzioni, le agevolazioni per alcune strutture di istruzione, quali ad esempio gli asili nido. Questo cosa comporta? Ho rilevato in molte situazioni che tutto il sistema degli asili nido, in particolare degli asili nido in convenzione, si basa su un margine di illegalità del circa il 25% coperto dal mercato nero. E
questa è una denuncia importante che probabilmente molto presto la commissione a ciò istituita da Roma Capitale dimostrerà come veritiera. E nel frattempo si tagliano ulteriormente delle agevolazioni a queste strutture, aggravando il sistema del sottocosto. Tuttavia, poiché riteniamo che l'urgenza sia non tanto quella di lavorare sulle agevolazioni, ma di mettere a sistema una rete dei servizi all'infanzia che funzioni legalmente, non punteremo assolutamente su rilevare questa contraddizione, che tuttavia al momento esiste, perché il problema vero è di cercare di far funzionare il sistema non sotto costo e non appaltando da parte dell'amministrazione capitolina, come avviene dai tempi dell'amministrazione Alemanno e per condanna ricevuta anche in quella Marino, ma facendo funzionare il sistema dei servizi all'infanzia attraverso le erogazioni necessarie e sufficienti a che il sistema funzioni legalmente. Questo attualmente non avviene, poiché è su questo che puntiamo, e anche a questo riguardo presenteremo un ordine del giorno alla delibera sul bilancio, proprio perché qualunque rimodulazione delle cifre stanziate sul sistema dei servizi all'infanzia avvenga dopo la determinazione e lo studio dei costi reali, non prima. Dunque abbiamo votato come lista civica questa delibera, nonostante questo problema, puntando sulla messa a sistema di un servizio che funzioni legalmente. E cosa per cui contiamo in particolare sullo studio della Commissione e sulle iniziative del nuovo assessore Masini. Andremo quindi a votare anche chiaramente la delibera in oggetto e continueremo la nostra battaglia per legalizzare tutto il sistema dei servizi all'infanzia. Grazie. Grazie a lei. Altri interventi? Ci sono altri interventi? No, passiamo alla dichiarazione di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? No, passiamo alla votazione. Questa era una cosa che la commissione precedente aveva, perché Marco Pogli ha detto che non... Sì, ma... Ok, a posto. Allora, procediamo con la votazione. Allora, ci siamo? Chi è favorevole? Aspetta. Facciamo la controprova. Chi è contrario? Chi si astiene? Allora, 14 voti a favore, 7 contrari, nessuno astenuto, quindi l'atto è approvato. Fatto questo, il Consiglio è chiuso, riconvocato per domani mattina alle 9 con la proposta numero 9. Grazie.